Oggi più che mai parlare di disastri è fondamentale. Secondo le Nazioni Unite, tra il 2000 e il 2011 sono stati circa 2,7 miliardi le persone coinvolte in disastri in tutto il mondo e a causa dei cambiamenti climatici i disastri naturali negli ultimi dieci anni sono più che raddoppiati. E i disastri naturali portano a scarsità di risorse, a conflitti sociali, migrazioni, guerre. La mia esperienza di coordinatore di protezione civile mi ha insegnato che cambiando la percezione del rischio, molte vite possono essere salvate e molti disastri possono essere evitati. Vi pongo una domanda: avete più paura di subire un attacco terroristico oppure di prendere la vostra auto? Quanti di voi hanno più paura di subire un attacco terroristico? E quanti invece di prendere la propria auto? Ok, perfetto. Beh, per quanto la maggioranza delle persone ovviamente più spaventata al subire un attacco terroristico, le probabilità di morire in un incidente stradale sono molto più alte. Quindi mi raccomando quando tornate a casa stasera. <ride> e vi porto un altro esempio, in che modo una cattiva percezione della realtà e quindi del rischio può compromettere le nostre azioni. Prendiamo quello che è successo ad esempio l'anno scorso a Torino. C'erano alcuni suoni, colpi, persone che scappavano e in pochi minuti ci sono stati un morto e oltre 1500 feriti, semplicemente per una cattiva percezione di quello che stava succedendo. Il timore degli attentati era veramente molto forte in quel periodo e quindi le persone hanno interpretato in modo sbagliato quello che stava accadendo. Ma come mai c'è una percezione del rischio così differente dalla realtà? Beh, alcuni studi avevano evidenziato che c'è ovviamente un netto divario di conoscenza fra i dati che avevano gli esperti e quelli della popolazione. E infatti si è provato a cercare di dare accesso a queste informazioni anche alla popolazione normale, eppure la percezione del rischio continuava a non coincidere. E infatti poi è stato visto che non dipende semplicemente da fattori razionali, dai dati, ma la percezione del rischio dipende molto da fattori non razionali automatici. E quali sono quindi questi fattori che influenzano la nostra percezione del rischio. Io vi parlerò di tre fattori: il primo è quello della familiarità. Ad esempio, gli abitanti dei campi flegrei ormai vivono il bradisismo con una forma quasi normale perché è un fenomeno ricorrente e quindi loro lo percepiscono come molto meno pericoloso rispetto a chi magari va lì e sente qualche scossa, perché ovviamente non è abituato e le persone che vivono abitualmente in situazioni di rischio percepiscono i pericoli in modo molto differente, perché lo mescolano quasi con la normalità. Un secondo fattore è quello del controllo, perché noi ci sopravvalutiamo e lo facciamo sempre. È sempre più rischioso prendere l'auto che l'aereo, però se siamo noi in controllo dell'autoveicolo, della vettura, Pensiamo che riusciremo sicuramente a non fare incidenti e forse la mente umana pensa addirittura che se fossimo noi la guida dell'aereo potremmo guidarlo meglio dei professionisti. Perché noi pensiamo di essere bravissimi e quindi a tenere sotto controllo la realtà, ovviamente non è così. Il terzo è la volontarietà. Quando c'è ad esempio un'allerta meteo, chi sceglie di uscire di casa, chi sceglie di non sentire, di non. Stare a sentire appunto l'allerta meteo della protezione civile percepisce il rischio in modo molto inferiore a chi magari vede l'allerta e si barrica in casa. Ora, essere a conoscenza di questi tre fattori ovviamente riesce a darci una mano per comprendere il collegamento fra percezione e comportamenti. E sicuramente il rischio e la riduzione dei rischi da disastri sicuramente influenzato da fattori antropici, sociali. Ma soprattutto dalle scelte che prendiamo. Chiedere al proprio comune di conoscere il piano di protezione civile, oppure esigere una formazione pratica può fare la differenza. Sapere cosa fare in caso di un temporale può decisamente fare la differenza. Spesso. Appunto, mi trovo ad andare nelle scuole e i ragazzi sono sempre veramente molto, molto interessati a questa tematica e spesso fanno delle domande che potrebbero anche sembrare quasi banali. Ma che se non le fanno, se i ragazzi non si pongono certi problemi, quando si trovano poi in una reale emergenza non sanno cosa fare. Una domanda che mi si pone molto spesso riguarda un'informazione che arriva parzialmente, ovvero. Durante una scossa di terremoto ci dicono di non prendere l'ascensore e di non utilizzare le scale. Quindi se mi trovo al quinto piano che faccio? Mi butto giù? Beh, ovviamente no. Quindi la risposta è subito no. Eh, poi la seconda risposta è sicuramente gli ascensori non vanno presi. Per quanto riguarda invece le scale, non vanno utilizzate durante la scossa, però subito dopo, con attenzione e radente al muro, si possono utilizzare. E parlando di scuole, l'Istat ha rilevato che sono tra gli edifici in Italia più a rischio, cioè la maggioranza delle scuole non è a norma di sicurezza. Ora ovviamente siamo tutti a favore di maggiori investimenti infrastrutturali, ma basterebbe anche qualcosa di molto più quasi banale per ridurre molto il rischio. Anche semplicemente diminuire il numero di studenti per classe a 15 renderebbe ovviamente le procedure di evacuazione molto più rapide e quindi il rischio diminuirebbe sensibilmente. Ma zoomiamo ulteriormente sul nostro territorio, noi adesso siamo in Campania e la Campania è nota nel mondo per la sua storia, la bellezza del territorio, il cibo e ovviamente tutelare queste risorse è interesse di tutti. Eppure una chiesa che crolla, oppure un paesaggio deturpato da una frana, o ancora cibo avvelenato, Dall'inquinamento, sono, sono tutte cose che abbiamo già visto e che ovviamente compromettono il nostro territorio, la nostra identità, la nostra essenza. E quindi tutti noi dobbiamo fare qualcosa per preservare queste risorse. Cosa possiamo fare? Beh, sicuramente informazione, educazione partecipazione sono tutte cose che ci aiutano ad avere gli strumenti per comprendere meglio il rischio e quindi a sapere come comportarci in caso di emergenza perché noi siamo tutti parte del sistema di protezione civile. Questo cosa significa? Che noi tutti dobbiamo cercare di creare comunità resilienti, comunità resilienti che quindi riescono ad adattarsi e a resistere meglio al cambiamento, per uno sviluppo sostenibile che tenga conto dell'ambiente in cui ci troviamo. Lo sviluppo sostenibile, la definizione internazionalmente riconosciuta, è quella di uno sviluppo che tenga conto dei bisogni del presente, senza però compromettere quello delle generazioni future. E tutti noi insieme possiamo contribuire a creare un futuro con minori rischi, perché appunto siamo tutti parte del sistema di protezione civile. Grazie.